Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Mario, 55 anni, ha fatto 3 anni fa un impianto di protesi al pene, aveva un problema di natura vascolare, otteneva l'erezione ma non la manteneva, perdeva durante il rapporto, e assumeva farmaci, ovviamente quelli più famosi, gli inibitori della fosfodiesterasi 5, però comunque sia la sua qualità di vita sessuale non era soddisfacente. Oggi, a distanza di 3 anni, Mario è qui per raccontarci la sua esperienza. Come stai? Benissimo, grazie. Ho avuto la fortuna di conoscervi, ho fatto l'impianto e da allora è cambiata la mia vita totalmente. Mi sento più sicuro, mi sento più uomo e sono stato molto fortunato. Senti, prima dell'intervento, la tua qualità di vita sessuale com'era? Psicologicamente come ti sentivi? Psicologicamente mi sentivo un po', diciamo, abbattuto, se si può dire, perché avevo sempre qualche ansia di prestazione per il fatto che mo succede così, mo succede lì, e stavo sempre in ansia. Però da quando ho fatto l'intervento tutto è migliorato. Senti, l'orgasmo, il piacere, l'eiaculazione, com'è? È tutto lo stesso, anzi dirò, è una cosa ancora meglio, perché essendo più sicuro di me faccio l'amore anche in modo diverso, mi sento molto più uomo. Senti, un consiglio a un uomo della tua età che ha deficit erettile e che non sa che esiste una protesi, che esiste una soluzione chirurgica. Io credo che non bisogna aspettare come ho aspettato io. Se avessi saputo una cosa del genere l'avrei fatto qualche anno prima. Quindi sei contento? Contentissimo. Anche, dicevi? Anche perché le persone ignorano tante cose e ha paura anche per timore. Noi uomini siamo, a differenza delle donne, siamo un po' più timorati di Dio, allora tendiamo un po' a lasciare andare queste cose. Ci vergogniamo, se vogliamo usare questo termine. Senti una cosa, tu come sei arrivato a me, come sei arrivato alla protesi? Cioè come ti sei documentato? E su internet mi sono documentato e poi ho visto su internet il dottor Antonini, e allora da lì ho fatto una prima visita e ho avuto una bella esperienza, diciamo che mi è sembrata una persona a modo, un medico con le dovute qualità, mi sono fidato. Hai fatto bene. E meno male. Vabbè, ecco, questo è importante, quello che facciamo noi, tutto questo, questa diffusione anche online, non è tanto per un'azione di, tra virgolette, marketing sul web, ma è proprio per diffondere, perché tanti uomini come Mario, prima di arrivare alla nostra attenzione, non conoscevano il dispositivo, non sapevano che c'era questa... Lo ignorano totalmente. Non sanno che c'è questa possibilità, quindi il nostro intento qui è quello di diffondere il più possibile questo tipo di metodica, che è la vera ed unica soluzione al deficit erettile, che non risponde ai trattamenti farmacologici. La tua compagna è contenta? Contentissima, ci abbiamo avuto già un figlio, ma per me che se no porca me così, speriamo di non farne l'altro e sto rovinato, se no. Vabbè, perfetto, ok, grazie Mario per la tua disponibilità. Grazie a voi, sono stato veramente contento di averti conosciuto. Beh, e ti ringrazio di tutto. Va bene, perfetto, ci vediamo alla prossima puntata, grazie. Di Dr. Penis. Scrivete qui all'indirizzo in sovraimpressione le vostre domande, vi risponderemo nel più breve tempo possibile. Alla prossima. Ciao a tutti.